Altro anno, altra infornata di ragazzini disturbati. Sopportiamo con pazienza. Avete conosciuto le mascotte della classe? Leonardo e Squirtle. Io non li tocco quei cosi. Mangiano, dormono e fanno pupù nello stesso posto. Ehi, io la faccio dove dorme lui. La lucertola è un po' vecchia, vecchia. Ti sembro vecchio? Grazie. Nessun animale vuole essere rinchiuso. L'ho buttata la mia vita. Quest'anno un alunno porterà a casa un animale della classe. È la mia occasione. Ma sei matto? Vado via con uno di questi bambini. Scappo e poi vivo per davvero. Si parte. Madre di Godzilla! Cos'è stato? Tu hai parlato, mamma! No! Tu parli! Hai parlato! Nessuno deve saperlo! Perché le zampe bagnate? Sono umide di natura. Tu parli con loro? Quei bambini stanno traendo beneficio dai miei 74 anni di saggezza. Tutti mi trovano strambo. Ma non ti conoscono neanche. Prova a fare così. Aspetta. Leo! Cheese! Il primo di solito è davanti, ma va benissimo, stai crescendo. No, 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 è per mio padre. Addio. Che cos'ha di tanto speciale questo rettile? Mi ha fatto sentire che potevo fare qualsiasi cosa. Qui finisce male. È un momento difficile, ma questi sono gli anni più belli, credimi. È bellissimo! Ah.